Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Loms e grazie immensamente per aver visto quest'ultimo video. Spero vi sia piaciuto. E proprio come qualche video fa, siamo tornati a parlare, appunto a trattare il tema One Piece. Questa volta abbiamo realizzato sempre Ruffy, ma questa volta è stato il soggetto principale, mentre nell'altro video è stato appunto Kaido, il soggetto su cui cadeva maggiore attenzione. Ma questa volta per l'appunto è proprio il nostro Ruffy in forma Gear 4, e fidatevi, è stata una vera e propria guerra per poter fare questa action figure, perché è di ben 47 cm e proprio per questo non si trova qui alla mia destra, perché beh, non ci va pur volendo. Quindi spostiamo un attimo la ripresa e andiamo su. Beh, eccoci nella parte superiore della mia scrivania, dove possiamo appunto finalmente vedere la nostra action figure di Ruffy in Gear 4. Per l'appunto ragazzi, è una action figure gigantesca, l'ho potuta inserire solamente qui, in poche parole, cioè o qui o da nessun'altra parte. Sono ben 47 cm di action figure e fidatevi, è stato molto complicato sia la realizzazione, appunto la fase di costruzione con la penna 3D, sia la fase pittorica appunto con i Vallejo e di Citadel soprattutto. E beh, molto molto complicato, perché ci sono diversi dettagli, diverse ombreggiature, diverse lumeggiature, e tutto il complesso è stato veramente un casino, ma appunto ne è valsa la pena e sono soddisfattissimo del risultato. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate del risultato finale, appunto, di questa action figure, se vi piace nel complesso, se non vi piace qualcosa, insomma, se preferite questa oppure qualche altra action figure creata in precedenza appunto sul canale. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sarò felice anche di darvi dei consigli se appunto vorrete replicare questa action figure. Naturalmente troverete tutti i link utili di tutto il materiale utilizzato in questo video, come pennelli oppure la nostra 3D Multi Pro, dai Citadel e Vallejo, insomma un po' tutto ciò che riguarda questo video. Quindi potrete semplicemente cliccare e accedere alla pagina d'acquisto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale 3D Loms per poter continuare a portare dei contenuti di questo genere, se non migliori, in futuro, e insomma crescere un po' insieme e creare magari una bella community riguardante appunto le 3D pen e tutto il mondo artistico in generale. Beh ragazzi, naturalmente dedico questa action figure a tutti i fan di One Piece e spero appunto che sia di vostro gradimento. Con tutti gli iscritti ci vediamo al prossimo video, con chi non è iscritto iscrivetevi, ci vedremo al prossimo video. Anche per oggi è tutto, e poi da Loms.